Tornati in una nuova puntata della rubrica Mangiare il Medioevo. Oggi potremmo dire bere il Medioevo perché ci occuperemo di un'antica arte, l'arte della distillazione. Perché parliamo di questo? È interessante ragionare su come sin dall'antichità l'uomo ha avuto opportunità di bere bevande alcoliche. Come? Ovviamente utilizzando la fermentazione degli zuccheri, il vino è tanto antico quanto l'uomo, anche se chiaramente le bevande alcoliche, esattamente come il vino, avevano una capacità alcolica intorno ai 10-15 gradi, non molto, eppure sono sempre state queste bevande considerate essenziali nella dieta e nell'alimentazione dell'uomo sin dall'antichità fino a i primi anni, i primi secoli precedenti al Medioevo, all'anno 1000. Abbiamo delle attestazioni della prima parola araba, alcohol, in alcuni scritti del 900 d.C., dove la medicina araba aveva già iniziato ad isolare, grazie alla distillazione, grazie alla separazione appunto dei liquidi dalla parte vaporosa, creando dei famosi elisir. Quando spesso parliamo di acqua vitae o di acqua di rose, uno dei primi distillati che ci sono pervenuti, scritti proprio dagli arabi, parliamo dei primi rudimentali tentativi di distillazione. Non stiamo ancora parlando di strumenti come l'alambicco fatto e finito del XV-XVI secolo, ma parliamo di strumenti che iniziavano a replicare quest'arte. All'inizio, ovviamente, parliamo di tentativi legati alla medicina, una medicina che si stava sviluppando dall'alto medioevo e che per tutto il medioevo, fino ai tentativi meglio riusciti della scuola salernitana del X secolo, e ai successivi tentativi di altri studiosi, come nel 1200 il professore universitario e medico Taddeo Alderotti, e 50-70 anni dopo anche dell'altro dottore, medico e insegnante Savonarola, che poi sarà lo zio del più famoso monaco. I tentativi, comunque, fino ad allora, più o meno riusciti, si limitavano, come dicevamo, alla medicina. Si pensava che questi elisir, queste separazioni dalla parte corpulenta proprio degli elementi utilizzati, sino a raggiungere la parte vaporosa, fossero proprio dei toccasana, fossero adatti a curare ogni tipo di malattia. Tant'è che abbiamo molte attestazioni sia nel mondo arabo, ma soprattutto già nella cultura medica dell'alto medioevo, riguardo proprio a questa pratica ormai piuttosto diffusa della distillazione. Possiamo dire che fino al basso medioevo di medicina si trattava. Andando avanti, abbiamo delle attestazioni anche di scienziati che iniziarono ad occuparsi di questa scissione. In che modo? Sviluppando, come dicevamo, strumenti più sofisticati. Sappiamo che nel XV secolo Leonardo da Vinci si interessò a una rielaborazione della caldaia che comunque, grazie al calore, permetteva appunto la divisione tra la parte solida, liquida e quella vaporosa che appunto dava il tanto sperato elisir. Da qui in poi iniziamo a capire che non si tratta più di medicina, ma subentra la famosa alchimia. Non parliamo di magia, chiaramente, ma parliamo di una pratica medica che ora veniva applicata alla scienza, a concetti di biologia, di fisica e di chimica. È interessante capire come lo sviluppo nell'arco di 700-800 anni di questa materia abbia sì
in qualche modo fu utilizzata appunto per sanare malati da diversi disturbi, ma creò l'opportunità di uno studio sempre più approfondito appunto sulla famosa quintessenza. Addirittura si arrivò a pensare che la scissione appunto di questa parte sottile della materia potesse essere tranquillamente considerata la quinta parte degli elementi fondamentali del nostro pianeta, della nostra esistenza, come acqua, aria, fuoco, terra, e appunto la quintessenza diventava questa parte sottile, questa anima, potremmo dire, degli elementi, di tutte le cose, dai vegetali ai liquidi, al mercurio, l'unico metallo che si può distillare. Tant'è che appunto la quintessenza del mercurio veniva chiamata anima o parte sottile d'argento. Fin tanto che si arrivò al 1566, quando lo stesso Martin Lutero citò l'alambicco come allegoria spirituale per il giorno del giudizio. Arrivò a dire in un suo famoso discorso, che poi verrà riportato da un suo discepolo nei famosi discorsi da tavola, ragionando sul concetto del giorno del giudizio, visto come il grande alambicco che separerà, e badate il concetto, i buoni dai cattivi, come il calore generato dal potere di Dio farà sì che il vapore, ovvero i buoni, raggiungeranno Dio in paradiso, quindi lievitando come fa il vapore, e i cattivi rimarranno sulla terra o peggio sprofonderanno nell'inferno, proprio come la poltiglia degli elementi, dei vegetali o della frutta, della verdura che viene comunque distillata, rimane sul fondo dell'alambicco ed è uno scarto da buttare. Interessante che questo concetto del 1566 si accompagnerà fino al secolo dei lumi, fino all'illuminismo. È interessante come una tecnica utilizzata per la medicina abbia comunque avuto ampio spazio, ampio respiro e ampio studio nel Medioevo, in modo che potesse essere sdoganata anche in altri ambiti, ambiti scientifici che fecero sognare, che fecero meravigliare, che fecero storcere il naso a molti contemporanei nel Medioevo, ma che indubbiamente fu una scoperta sensazionale per dimostrare come, possiamo dire utilizzando le parole di Lutero, le anime, le quintessenze delle cose fossero separabili e non solo da godere dal punto di vista gastronomico, dell'alimentazione o della cura, ma fossero comunque dei trattati scientifici che ancora oggi vengono apprezzati, nonostante parliamo di 1200, 1000 anni fa. La lezione di oggi è finita, spero vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale e mettete mi piace se la lezione è stata di vostro gradimento. Ciao!